amici di Fano TV, ben trovati. Per lo speciale odierno ci troviamo nella Sala Concordia del Comune di Fano per la presentazione del meeting europeo Pirandello-Ruggeri. Dal 26 al 29 maggio la nostra città sarà ricca di eventi e ricca di ospiti tra relatori, attori e chi più ne ha più ne metta. Andiamo subito allora a conoscere i protagonisti, che essenzialmente saranno i giovani. Il tutto curato dalla direzione artistica di Massimo Pugliani, che adesso andiamo ad incontrare. Sotto la direzione artistica del professor Massimo Pugliani prende vita questo evento straordinario, articolato in diverse giornate e con tanti eventi e appuntamenti collaterali. È un progetto organico, quindi parte dalla grande identità di Fano con Ruggeri, ma si estende a Luigi Pirandello, quindi per dare un senso all'attività storica, all'identità di Fano, per creare un interesse nazionale e anche internazionale, con Ruggeri abbiamo abbinato Luigi Pirandello, premio Nobel della letteratura. Quindi Ruggeri chi è per Pirandello? È quello che ha creato, diciamo così, l'immaginario dei testi per principali sei personaggi in cerca d'autore. Il padre Pirandello pensava a Ruggeri, e noi questa condizione di rapporti tra attore e scrittore, tra creatore e interprete, le prenderemo in considerazione quando faremo il meeting internazionale giovedì 26, aperto a tutta la cittadinanza, così come tutti gli altri eventi. Ci sarà appunto un incontro di ben 20 relatori provenienti da tutta Italia, da tutte le università e le accademie, per parlare di Pirandello in rapporto anche a Ruggeri, ma soprattutto anche alle nuove forme sceniche, perché pensiamo di andare avanti. E questo concetto di andare avanti l'abbiamo espresso con il premio Ruggeri Under 30, che è aperto ai giovani interpreti che hanno meno di 30 anni. Quindi sembra che ci sia una sorta di contraddizione, perché Ruggeri ha l'anima, diciamo così, della tradizione, mentre noi pensiamo, diciamo così, alla ricerca e alle nuove generazioni. Gli interpreti faranno monologhi aperti appunto all'interpretazione della sensibilità giovanile, ed è questo il bello del progetto Premio Ruggeri, perché sarà proprio un'espressione legata alla condizione giovanile e soprattutto ai rapporti professionali. Cosa abbiamo pensato in merito per i rapporti professionali? Abbiamo pensato di trovare la possibilità di dare al vincitore una forma di scrittura quando il giorno 28 e 29 a Casa Ruggeri, perché Casa Ruggeri è nato a Fano, quindi in quel contesto ci sarà appunto una performance dei vincitori del premio Ruggeri. Quindi ci sarà una scrittura, e lì nella Casa Ruggeri si sentiranno proprio i suoni, le voci e tutte le rappresentazioni anche del liceo Nolfi Apolloni, che praticamente ci dà la possibilità di dare un'anima a quelle mura che in questo momento sentono in qualche modo echeggiare la voce del grande Ruggeri. Lo possiamo considerare un evento itinerante, perché verranno toccati diversi punti, diciamo, nevralgici della città. Sicuramente il pubblico fanese sarà preso da mille opportunità, perché ci saranno mostre, ci saranno interpretazioni. Per esempio il giorno giovedì pomeriggio nella chiesa San Domenico, pinacoteca della Fondazione Carifano, ci sarà appunto una sorta di performance degli attori che fanno parte della giuria, quindi Carlo Simoni, quindi Arianna Ninchi, quindi Giardini, che sono praticamente una modalità di far vedere ai giovani artisti quello che fanno i grandi mattatori. Questo è il bello del premio Ruggeri. La città di Fano culla di un grande attore, e oggi Fano si impegna a celebrarlo. Beh, penso che sia il minimo, quando abbiamo un figlio illustre come Ruggero Ruggeri, che ha solcato tanti palcoscenici portando lustro anche alla nostra città, alla nostra storia artistica, è un dovere. Lo abbiamo celebrato già dallo scorso anno, e questo è un altro momento importante, perché è un concorso di interpretazione, ma soprattutto rivolto ai giovani. Quindi questo
sta in continuità anche sulle nostre attività, dove guardiamo con molta attenzione, dove vogliamo dare anche opportunità ai giovani nel campo delle arti. Quindi un bel momento, un momento importante per la città, un momento giusto di ricordo e di valorizzazione della grande figura di Ruggero Ruggeri, e mi piace anche sottolineare questa bella collaborazione che c'è fra le varie istituzioni cittadine, perché questo è il risultato di una copartecipazione. Stare insieme significa produrre un'offerta culturale più importante, portando valore aggiunto. Iniziativa questa che sta particolarmente a cuore alla Fondazione, non solo per promuovere e coinvolgere i giovani, ma perché c'è anche un altro aneddoto che riguarda poi la casa di Ruggeri. Sì, è una iniziativa che è iniziata l'anno scorso insieme ad altri attori che sostengono questa iniziativa. La Fondazione è da sempre molto sensibile quando ci sono occasioni che in qualche modo, oltre a promuovere la nostra storia, il nostro passato, creano opportunità anche per i giovani. Poi noi abbiamo come fondazione anche la proprietà di Palazzo Bracci Pagani, che è la casa natale di Ruggero Ruggeri, quindi non potevamo essere non presenti in questa iniziativa. Quindi un bel appuntamento questo, un invito, vogliamo farlo anche agli amici di Fano TV magari? Sì, certo, Fano TV sempre presente quando ci sono iniziative importanti, noi questa la riteniamo tale. Chissà che Fano diventi il passaggio obbligato per quelli che domani vorranno ricevere il David di Donatello. Non possiamo limitarci neanche a questa speranza. Voglio dire che le iniziative della Fondazione, molte sono rivolte ai giovani, anche questa, e questa è tra l'altro un'altra iniziativa che pone Fano al centro di un evento internazionale. Anche la Fondazione in questo senso ha organizzato diverse manifestazioni che hanno appunto al centro il nostro territorio, i giovani in prima linea, e il coinvolgimento anche delle scuole, questa è un'altra cosa molto importante, e tra le varie offerte culturali appunto anche questi giorni ci sarà presso la sede della Fondazione un'iniziativa appunto realizzata dai giovani delle nostre scuole, quindi mi pare che sia un'iniziativa importante per la nostra città e un'opportunità importante per i nostri giovani. Il progetto Fano per Dante, oggi Fano con Ruggeri, e questo è un esempio concreto di quanto funzioni il coordinamento tra le istituzioni fanesi. Sì, e abbiamo preso come riferimento Dante, ma sicuramente la figura di Ruggero Ruggeri per Fano si può paragonare a Dante, e insieme poi alla Fondazione del Teatro, alla Fondazione della Carifano, abbiamo ripetuto questa iniziativa, e credo che adesso aver coinvolto i giovani sia importante. Per noi è decisivo, perché siamo presenti nel territorio in tante altre attività, e quindi non è a caso che siamo impegnati, perché poi nelle scuole ci siamo dentro in tutti i modi, perché ci siamo con crescere nella cooperazione, con iniziative varie, quindi questa iniziativa di coinvolgimento dei giovani noi proprio la condividiamo, e quindi pensiamo che abbia un grande successo. Un bel appuntamento culturale dove la recitazione, devo dire, diventa il punto d'incontro di tanti giovani e non solo. Sì, questa dell'apertura ai giovani è bellissima ed è fondamentale in un progetto che parla di arte e di cultura. La cosa molto interessante è che l'apertura che abbiamo fatto dall'anno scorso, proprio in occasione delle celebrazioni per Ruggero Ruggeri, quello di un programma triennale, prosegue con tutti gli attori, per cui il comune, le fondazioni, le banche, e prosegue con messaggi importanti. L'anno scorso abbiamo avuto proprio il momento della mostra, celebrazione, concerto, racconti, quest'anno tutto dedicato ai giovani. Ecco, non finisce qui, perché come sapete nel progetto abbiamo messo non solo il triennio ma
l'opportunità di parlare di Ruggero Ruggeri nelle opere che compiono i 100 anni nell'anno in cui ci troviamo, per cui 2022, 23, 24. Un percorso importante, e quello dei giovani è un timbro, un sigillo fondamentale perché Ruggero Ruggeri non rimanga solo una celebrazione, ma qualcosa di più importante, la creazione di una fucina di futuri attori, ma che lo sono già adesso, perché vedrete coloro che sono stati selezionati nelle prossime ore, quando si esibiranno, quando faranno le loro performance, vedete già che saranno cose importanti e giovani motivati e preparati, e questo per noi è una grande soddisfazione. Saranno protagonisti i ragazzi, gli studenti dell'Istituto Nolfi Apolloni, in modo particolare nella giornata di venerdì 27, ma ci sarà anche una conferenza di cui lei è il relatore, in cui si parlerà del rapporto tra Fano e Ruggero Ruggeri. Ma il mio è un ruolo veramente molto minore. In realtà la cosa importante sono questi nostri studenti che partecipano, perché la figura di Ruggeri ha un duplice valore per noi, diciamo. Da un certo punto di vista, anche come liceo, quando Ruggero Ruggeri nacque a Fano nel 1871, suo padre, Augusto Ruggeri, era preside dell'allora Regio Liceo Nolfi, quindi per noi c'è anche questa dimensione di rapporto, diciamo così, particolarissimo, insomma. Insomma, no? Ma soprattutto Ruggero Ruggeri, il figlio di Augusto, noto attore, è stato interprete di uno dei più importanti interpreti come attore di Pirandello, di D'Annunzio, quindi autori, testi che i nostri studenti studiano, leggono nel loro percorso scolastico. Quindi in questa occasione alcuni studenti leggeranno, dopo aver fatto un certo apprendistato come attori, diciamo così, recitatori, leggeranno testi di D'Annunzio e di Pirandello interpretati a suo tempo da Ruggero Ruggeri. Altri studenti dell'indirizzo artistico invece metteranno in opera alcune scenografie legate a quei testi teatrali. Quindi questo è il nostro contributo. E ad accogliere i giovani ci saranno altri giovani che hanno organizzato al meglio questo evento, il Dietro le Quinte, e non solo. Che cosa succederà nello specifico? Ci troveremo ad accogliere dei giovani attori under 30 che verranno da tutta Italia per una prova d'attore tramite dei monologhi che si ispirano un po' alle interpretazioni ruggeriane. E questi monologhi verranno eseguiti in Casa Ruggeri e sarà un evento aperto al pubblico fanese. E il tuo ruolo nello specifico quale sarà? Quello dell'accoglienza? Sì, esatto, io mi occupo molto semplicemente dell'accoglienza di questi ragazzi e li porterò un pochino in giro per le vie di Fano, mi occuperò un po' della parte dell'ospitalità e quindi dell'accoglienza in questa città. E farai anche magari un po' da cicerone? Spero di essere all'altezza, sì, mi piacerebbe. Assolutamente, facciamo un bocca al lupo allora a tutti i ragazzi che parteciperanno a questo premio, Ruggeri. Un grandissimo in bocca al lupo a tutti i ragazzi e non vediamo l'ora di avervi qui con noi. Ci troviamo di fronte alla casa natale di Ruggero Ruggeri e siamo davvero curiosi di ascoltare la sua storia. 14 novembre 1871, 1871, quindi 150 anni fa, 51 in particolar modo, nacque qui a Fano Ruggero Ruggeri. Una notizia che ha un valore storico sul piano del teatro, sul piano della grande cultura, perché in effetti Ruggero Ruggeri divenne poi l'interprete ideale di Luigi Pirandello e quindi Fano riconosce in lui una sua, diciamo così, paternità. La sua eredità è naturalmente un'eredità universale, perché non è solamente di Fano, al contrario, parlando appunto di Ruggeri Pirandello entriamo in un contesto molto più ampio, europeo, perché in effetti il premio Nobel per la letteratura scrisse le opere proprio per Ruggeri e a Ruggeri consegnò i ruoli principali, il padre in Sei personaggi in cerca d'autore e in particolar modo l'Enrico IV. Ruggeri poi da Fano fece una tournée internazionale
in Brasile, quindi andò oltre Manica, quindi in Inghilterra in particolar modo, dove fece più volte l'Enrico IV, il suo cavallo di battaglia. E proprio in questa casa natale che stiamo vedendo c'è una targa che ricorda appunto le origini di Ruggero Ruggeri, ma in questo corso Matteotti c'è Palazzo Bracci Pagani, che è appunto la casa natale di Ruggero Ruggeri. Cosa abbiamo fatto in questo programma così articolato? Abbiamo trovato il modo di parlare sì di Ruggero Ruggeri, ma di trovare anche lo spazio fisico, il luogo dove appunto nacque Ruggero Ruggeri, diventerà sede teatrale, performance teatrale. Quindi il giorno 27, 28, 29 maggio ci saranno appunto diversi appuntamenti, due dei quali proprio in casa Ruggeri, dove 30 persone alla volta entreranno negli spazi, nel cortile, poi nei sotterranei e nel primo piano, e troveranno delle immagini particolari legate a Ruggeri, ai fantasmi pirandelliani, con gli attori, i giovani di Fano del liceo Norfi Apolloni, e in più i tre vincitori del premio Ruggeri al quale abbiamo dedicato questo progetto. Sicuramente questo è un luogo pieno di cultura, ma anche pieno di pathos. Sono davvero curiosa di entrare con le nostre telecamere. Nella casa Ruggeri naturalmente lo spettatore si aspetta subito la voce che è il suono, quindi non l'immagine, ma proprio perché abbiamo pensato di trovare quel rapporto con Pirandello, abbiamo invitato gli attori che parteciperanno al premio Ruggeri a fare i monologhi pirandelliani. Questi monologhi pirandelliani sono l'uomo dal fiore in bocca, in particolar modo per le donne naturalmente la parte della figliastra in Sei personaggi in cerca d'autore, e questi tre vincitori, speriamo che siano tre e non uno solo, perché dipende dalla giuria, una giuria di attori, quindi attori di tradizione, attori che hanno una loro carriera, che giudicano ben 12 finalisti su 30 che hanno partecipato a questo premio, 30 provenienti da tutta Italia, dal Portogallo, addirittura uno dal nord Europa, un'altra. Quindi di fatto c'è un interesse particolare per Pirandello. Abbiamo pensato che il premio consistesse proprio nella rappresentazione all'interno delle stanze, quindi il pubblico che verrà qui si troverà di fronte anche non solo al suono del grande attore Ruggeri, ma anche all'interpretazione dei giovani attori, quindi un contrasto, un rapporto che dice guardiamo l'attore, quello che ha fatto, ma guardiamo anche agli attori giovani che faranno. Tra l'altro una voce intensa fatta di mille sfumature, di mille colori, ed è davvero straordinario l'intervento di questi giovani che in un certo qual modo legano un collegamento tra passato e presente. Naturalmente c'è una sensibilità di interpretazione, quindi vedremo i giovani performer che troveranno nei personaggi adulti il significato universale del testi pirandelliani, perché appunto parliamo di identità, parliamo di tematiche come la follia, la pazzia, e in particolar modo anche sentiamo molto il valore della malattia in L'uomo dal fiore in bocca. In questo luogo denso, pregno di cultura e di fascino che è Casa Ruggeri, arrivano i nostri saluti. Grazie dell'attenzione, vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi. Mi pare che voi non vi rendiate ben conto di quello che succede. Oh, me ne rendo conto. No, giovanotto, non credo. Siamo stati spavaldi anche noi. E più di voi anche. Bene, e adesso è la nostra volta. No, non è la vostra volta. Non viene mai la volta di nessuno a danno degli altri. Voi avete letto quel testamento. Avete visto come la pensavamo, come si viveva. Ebbene, adesso siamo diventati vecchi.